L'edificio fu costruito tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400 dalla signora di Piedimonte, signora San Severino. Fino al 1800 ha ospitato un gruppo di domenicani, dopodiché è stata utilizzata con varie mansioni, è stata anche una scuola, e a partire dal 1927 ha ospitato i locali del Museo Civico. Il Museo Civico Raffaele Marrocco, denominato anche Musirama come acronimo, in effetti è un museo nel museo, è la sua caratteristica principale. Infatti l'edificio che dove è situato è originario del 1400 e all'interno è possibile visitare sia il chiostro maggiore che appartiene al 1700, una collezione civica e la mostra archeologica denominata Gens Fortissima Italia, che è stata inaugurata solo 4 anni fa. Al chiostro maggiore ci sono dei bellissimi affreschi che risalgono al 1700, dove ci sono rappresentate le grottesche con innumerevoli allegorie, cosa che piace soprattutto ai bambini quando vengono qui a visitare. Nella mostra archeologica invece ci sono reperti dell'epoca sannita, perché il nostro territorio in effetti abbraccia quello che era il territorio dei Sabiti Ventri in antichità, e abbiamo in particolar modo una statuetta che rappresenta molto il nostro territorio, vale a dire il corridore del Monte Cila. È così affezionata la nostra cittadinanza a questa statuetta che ha realizzato una copia che è esposta nella nuova piazza adiacente al comune di Piedimonte. In più nella collezione civica ci sono tutti elementi che appartengono al nostro territorio, che furono raccolti, pensate, all'inizio del secolo dal fondatore Raffaele Marrocco, il quale amava così tanto la storia del nostro territorio che ha voluto in tutto il percorso della sua vita raccogliere elementi che vanno addirittura dalle armi del periodo borbonico della prima e seconda guerra mondiale, ma una brillante pinacoteca. Abbiamo ceramiche di Cerreto, ma anche dei castelli d'Abruzzo e moltissime altre meraviglie. Già da diversi anni si svolgono manifestazioni di ogni genere, ci sono concerti, ovviamente le visite guidate, abbiamo anche un ambiente che sarà destinato ai laboratori didattici che sono già in fase appunto di realizzazione, ma soprattutto nella nostra città c'è la possibilità di poter usufruire degli spazi all'interno del Museo Civico per manifestazioni, ma anche soprattutto per nozze o per promesse di matrimonio, cosa che è successo in questi anni, ha avuto un discreto successo. L'importanza del museo, soprattutto di tutte le attività che stiamo svolgendo qui da diversi anni, ci permette soprattutto di aprirci al pubblico, e l'importante è proprio questo, permettere al pubblico di usufruire di tutti questi servizi diversi, perché speriamo di poter ampliare ulteriormente la fruizione di questo luogo, anche perché il museo non è un mero contenitore, ma è più che altro un luogo di incontro dove è possibile anche confrontare le idee e confrontare anche le esperienze.